Buongiorno, ecco Carla. Oh. Siamo solo io e Carla, siamo, eh? Non si è presentato nessuno. Ok, oggi è mercoledì 15 giugno 2022, giusto? Mercoledì 15 giugno 2022, sì, siamo a Valle Pietra, siamo sui Monti Simbruino, vedete, noi ci andiamo a fare, qui c'è scritto Monte Tarinello, andiamo a fare Tarino e Tarinello, che sono i monti che si trovano. Il monte che si trova tra Valle Pietra, il santuario di Valle Pietra, la Santissima Trinità di Valle Pietra e Campostaffi, Monti Simbruini. Adesso abbiamo preso questo sentiero di cui non ho letto il numero, non ho letto neanche il numero, comunque vabbè. Ed eccoci qui, guardate che panorama. Ale, questo è il Monte Assalone e il Tarino, se sbaglio, il Tarino dovrebbe essere qui, lo sta di dietro, vabbè. Comunque, Tarino e Tarinello, qui siamo sulla zona della Cimata, partenza dal santuario, sono le 8 e 8 minuti, ci abbiamo messo da Roma a venire qua, per fortuna che Valle Pietra, che è quel paese là sotto là, Valle Pietra è provincia di Roma, stasera è la provincia dell'Aquila, guarda con tutto il tempo che ci ho messo via qui a Valle Pietra, se andavo sul Gran Sasso facevo prima, guarda. Vabbè, se becchiamo più avanti, dai. Mercoledì vi dico, guardate che bel lì, che bel panorama da qua. Monti Simbruini. Ok, siamo a questo bivio. Noi andiamo per il Monte Tarino, che lo dà 2 ore, il Tarinella 1 ora e 20. E qui c'è una croce, come vedete. C'è un grandissimo mucchio di sassi con una croce. Non è la vetta della Cimata questa, perché la Cimata si trova proprio qui dietro alle mie spalle, la vetta della Cimata, però possiamo dire che questa è poi quella che dà sulla valle, eccola qui. Ah, vedi, la usano come cosa per mettere tutte le foto delle persone decedute. Vedete, c'è una bacheca, dentro ci sono tutte le foto, qui c'è scritto Persia Davide da Civitella Rovedo. Possiamo dire che questa è la vetta della Cimata, questo è il Monte Assalone, se non mi sbaglio sulla Assalone c'è una croce. E questo invece è il coso, l'autore, sta dietro, si vede un pezzetto dell'autore. Questa qui è la parete della Santissima Trinità, sotto c'è il santuario della Santissima Trinità, questa è la parete dove si arrampicano, quello su è il sentiero delle vedute. Va bene, adesso continuiamo lungo il sentiero. Eccoci qua. Siamo fatti i primi 2 chilometri in 26 minuti. Porco Giuda. Carla, non si può stare dietro. Io ho detto va piano. Io ho una certa età. Ora il sentiero per fortuna entra nel bosco, vedete? Nella faggeta dei Simbruini. Dio, ma si ferma mai? Ora sai che faccio? La lascio andare, così si perde. A chiappa sulla strada di ritorno. Incontri il lupo? Ma magari se magna il lupo. Passaggetto, proprio un passaggetto, su roccette. Alle mie spalle c'è un panorama straordinario che vi porterò a vedere tra poco. Guardate che vallata qua sotto. E poi il panorama è sempre quello comunque. Mo se comincia a vedere bene l'autore. Monti Simbruini, è davanti a te. Ed eccoci qua, di cresta. Siamo usciti sulla cresta, siamo usciti. Mamma mia, che faticaccia. Eccoci qua. Quando entrate all'ombra ci sono i moscerini, ma migliaia. Ne sarò magnati qualche centinaio. Credo che per oggi manco magno. Sto pieno così, sto pieno. La ciccia ho magnata. A frotte arrivavano. Dovevo mettere il fazzoletto davanti alla bocca e venire un magnalli. Ma purtroppo almeno un centinaio mi sono entrati. Porco Giuda. Avanti, continuiamo. Eccoci qua. Siamo per entrare di nuovo nel bosco. Ormai è diventata una tortura entrare nel bosco. Io non so se vedete, ma sono migliaia. Ha detto, ma Carla, va avanti. Oh. Penso Se io. pensi tu a bocca aperta, vieni tutti via, Infatti, vai. eh. Porco, io mi stavo a strozzare per quanti sto mangiando. Ah, vaffanculo.
Guarda quanti, va, io no. Porco Giuda! Come faccio a passare là in mezzo? Al tre, fammi dire, chiudere la bocca. Uno, due, tre. Porco Giuda! Buah, tutte dentro orecchie! Ma guarda se temo, stiamo a pregare, devo uscire al sole, guarda. Al bosco se sta una favola, freschi freschi, non ce ne sei postato, guarda che roba. Ed eccoci qua, siamo usciti dal bosco, da lì abbiamo lasciato il versante di Valle Pietra. E adesso siamo qui, quello è il Tarino. Ecco il Tarino davanti a noi. E qui c'è il Tarinello che andiamo a fare adesso. Poi facciamo adesso perché poi voglio fare un giro ad anello passando di dietro, quindi qui non ci ripasso dopo io. Voi del Tarino? Eccolo. Quello è il Tarino, sì. Quello dietro. E ora adesso andiamo qui per prati, senza via, eh. Andiamo qui sopra qui che è la vetta del Monte Tarinello. La vetta più piccola, la sorella del Tarino. Ok, siamo sul Monte Tarinello. Che è il fratello del Tarino, 1844, eccoci qua. Guardate che spettacolo a 360 gradi su tutto l'Appennino. Questo è il Velino Silente. Giù in fondo è la Maiella, il Monte Amaro. Mo andiamo su questa che è il Monte Tarino, vedete? Mo scendiamo nella valle e poi ricominciamo a salire verso la vetta del Tarino. Mamma mia che spettacolo qua. Guarda che bello, sotto Valle Pietra, dove siamo partiti noi, non proprio da lì siamo partiti, ma dal santuario che è quello là, vedete quella grossa parete di roccia, quello è il santuario della Santissima Trinità e noi siamo partiti da là. Ammazza, fino qui dalla cosa sono 4 km e 400 metri, tutte le salite, eh? Perfetto, vetta del Monte Tarinello. Eccoci qua, abbiamo abbandonato il Monte Tarinello, che è quello là. E ci andiamo dentro questa bellissima vallata proprio sotto ai piedi del Monte Tarino, che è questo qua. Guardate, va laggiù, è il Monte Amaro, la Maiella, la montagna madre. Quindi adesso riscendiamo tutta la valletta, poi costeggiamo quegli alberi lì e c'è il sentiero, vedete, proprio quasi vicino allo strapiombo, che piano piano ci porta sulla vetta del Monte Tarino, dove sopra ci sono due croci. Noi esageriamo sempre, perché una sola? No, due. Ok, splendida vallata. La vallata dei mormoni, quando c'era il film, sembra quella, del film Bud Spencer e Terence Hill. Ok, la prima valle, che è quella, l'abbiamo superata. E adesso siamo ai piedi del Monte Tarino. Eccolo qua. Questa è la salita finale al Monte Tarino. Io credo che in 40 minuti dovremmo stare sulla vetta. Stiamo andando a tempi di record, guarda i muschi intorno alla videocamera. Sono pure mezzi, sono pure cosi, stanno pure i tafani. Odio i tafani, che quando mi pizzicano lasciano certi bozzi che non finiscono mai. Lo posso dire, l'animaccia vostra. Ok, salita finale verso la vetta del Monte Tarino, che è questa balza rocciosa qui davanti a noi. È iniziata la salita verso il Monte Tarino, come vedete passa proprio sotto le rocce del Tarino qua sotto. Il percorso è lungo il fianco della montagna, un percorso a zig zag che sale e va sopra la vetta del Tarino. Spettacolo, viene un po' di vento, dire, eh? Velino Silente, c'è più neve, c'è più niente, guardate che bella. Questa è la Valletona, questo è l'autore. Spettacolare. Sotto qui c'è tipo uno strapiombo, cioè. Quindi camminate, attenzione, camminate sul sentiero che è un po' breccioso, si scivola un pochetto. Vedete che qui c'è una Madonnina. Sono due le cose. O ce l'hanno messa da poco. Io non ci ho fatto mai caso. Cioè adesso ho alzato gli occhi e l'ho vista. Eccola qua. Qui sono due cose. O è stata messa da poco, o io non l'ho mai vista, non ci ho fatto mai caso. Ma sarà venuta da sola, no? Sì, facile. Ormai siamo sotto al Monte Tarino, eh. Siamo in un posto all'ombra, che poi vi devo dire. Posto all'ombra, aria vetta fresca, dita. Questa quasi a giro. Guarda laggiù Camposecco, dove hanno girato il film
Tennessee del Bato Spesso, quello giù in fondo giù. Sì, quella è la Valle Vona. La Leonna, c'è stata una mosca che mi sta rompendo le scatole. Forse qui c'è veda la laga, c'è foschia purtroppo. Benissimo, andiamo avanti sulla vetta. Ed eccoci, vetta del Monte Tarino, 1900, fra i 60 e i 70, mo, non mi ricordo. Vedi se è scritto da qualche parte quanto è alto. C'è anche il quaderno di vetta, adesso ci mettiamo la firmetta nostra. E questa è la croce di vetta del Monte Tarino. Quello è Campostaffi, questo è il Cotento, quello è il Viglio. Grandi, 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 ecco, no, ci hanno scritto solo il nome, Davide Frassassi, non è scritto. Niente, vabbè, comunque i ragazzuoli, quasi un 1960, 70, qualcosa del genere. Quasi un 2000 metri. Questa è tutta la cresta, invece, che vedete che poi comincia a scendere là, che viene da Campostaffi, da 10 anni fa, con un po' di neve, un vero spettacolo. Ok. Una volta c'era la seconda croce, vedete, che era poi la croce originale del Monte Tarino, ecco qua. Poi ci hanno messo questa qua, ma fino a qualche anno fa c'era ancora sta croce, eh? Poi dopo l'hanno rotta, vabbè. Guardate che spettacolo sul Velino Silente, qua sul fondo della Maiella ci sono ancora delle lingue di neve sul Monte Amaro, il parco, quello è il Crepacuore, la Monna, sono i Monti Ernici. Figlio, Cantari, Gendarme, il Viverella, vabbè questo si sa, se Velino, Silente, Cafornia, il Cava, il Cogruzzo, giù fondo alla Laga, il Gran Sasso è coperto dalla nebbia, Terminillo, Sedicuzzito, bellissimo, grandi vetta del Monte Tarino, ole ole ole, ok. È iniziata la discesa dal Monte Tarino, che sta qui sopra. Adesso ce ne andiamo giù nella valle. Poi quando siamo dentro la valle, noi siamo di da là, invece dalla valle, andiamo di qua, che c'è un altro sentiero. Così andiamo a fare un anello intorno al Tarinello. Benissimo. È scivoloso, eh? È tutto breccio, tutta breccia. Tutto brecciolino. Va bene, ragazzuoli. Quando spengo perché ho attraversato il sentiero ho fatto notte. Dove vai, io? Non andare troppo là. Ah, va bene, sì. Oh! Ah, tu sapevi già che stavo nascosto io. Te conosco, Dovevo fare cinghiale, ma il cinghiale qua su è un po' più Non ci difficile. sta. Comunque si è messa paura, almeno ha sbiancato. Adesso mi ha abbronzato, ti è andata bianca. Ok, adesso noi siamo risaliti prima, scesi dal Tarinello, poi scesi dentro la valle così a do capita capita per salire sul Tarino. Invece adesso siamo sul sentiero originale, che è quello che costeggia questo bosco qua. Quindi il sentiero originale costeggia questo bosco, pure in salita. Non fate come noi che andiamo da qua e da là, eh. Ok. Adesso andiamo a prendere quell'altro sentiero che ci permette di fare l'anello intorno al Tarinello. Ok. Ed eccoci qua sotto il Tarino. Prima andiamo da là. Allora, all'andata siamo scesi da quella cresta lì, che è la cresta del Tarinello, fa tutta la cresta, che è un fuori sentiero comunque. Poi siamo scesi dentro la valle, siamo saliti sul Tarino. Adesso siamo scesi, abbiamo preso il sentiero originale, che è questo qui, la parte opposta della cresta di prima. E andiamo da quest'altra parte adesso. Qui ci vedete sulla destra, al ritorno. O volete pure fare il contrario, eh? Nessuno lo vieta. Adesso andiamo fino a quella selletta lì. No, so, non la sella quella là, quella dove stanno gli alberi. Lì ci dovrebbe essere un cartello con le indicazioni. Ok, siamo al bivio, una detta mosca, moscone, siamo al bivio. Come vedete, piazzale della Trinità dove una a noi. 1 ora e 40 di qua, ma noi siamo venuti da là prima. Quindi adesso ci spostiamo di qua, che è da 1,50, 10 minuti di più, andiamo qua, così andiamo a comprare l'anello, no? Tanto da 10 minuti di più, però di qua, da quello che ho capito, perché non ci sono passato mai, è un po' più coperto, quindi stiamo all'ombra. Lì invece alterna bosco a cresta, quindi siamo sotto al sole. O poi vediamo, se siete qua è peggio. Intanto andiamo, poi vediamo. Quindi
lasciamo quel sentiero là e prendiamo quest'altro. Pure questo è tutto segnato, eppure questo porta alla cosa della Trinità. Via mosche maledette. Fino adesso il sentiero che abbiamo preso, questo nuovo, è tutto nel bosco, uno spettacolo, eh? Senti che fresco che fa, tranne le mosche che rompono le scatole. Di sicuro si sta una favola. Vediamo quanto dura. Oh, siamo in un tratto dove ci saranno centinaia e centinaia di alberi caduti. Quindi evidentemente sono caduti pure gli alberi con i segni del CAI e non si trovano più, quindi qui dovete scendere un po' alla... Uno a un altro l'abbiamo ritrovato qui. Dovete scendere un po' alla cavolo dei cani, via. Guarda qua, via. Tutti gli alberi così. Hanno tutto ostruito i sentieri, soprattutto sono cascati gli alberi con i segni. Quindi quando state qua con attenzione dovete cercare i segni. Noi un po' siamo persi qua, alla fine abbiamo trovato uno qua, lo vedevo, andiamo qui sotto. Quindi fino a qua c'è sempre e non è poco, tanto poi vediamo, via. Comunque fate attenzione qua. Olè, ed eccoci qua in questa bellissima radura, dopo una lunghissima discesa, di cui gli ultimi 300-400 metri, ecco, era un po' difficoltoso ritrovare il sentiero perché c'erano un sacco di alberi crollati. Ti ricordi quando da Pischelli si fece? Vabbè, insomma, è stato un po' difficile trovare il sentiero perché c'erano un sacco di alberi crollati, caduti e sono caduti sul sentiero, oltretutto tutti sul sentiero, e alcuni alberi erano quelli con i segni. Quindi per ritrovare è stato un po' complicato, però alla fine ci siamo riusciti. Siamo sbucati su questa radura e mo, salvo sorprese, questa dovrebbe portare al piazzale della Trinità. Bene, speriamo. Ok, piazzale della Trinità, 45 minuti di là. Qui passa anche il cammino di San Tommaso, il CST. Cammino di San Tommaso, sì, Tommaso, buonanotte. Tommaso, ha detto Donnato. Le uova donnate. Ok. Oh, ancora 45 minuti, E poi rivedremo finalmente la luce. Dovevo darmi gli scarponi. Oh, abbiamo trovato una torre di avvistamento per vedere gli incendi. Vediamo. È aperta, si può salire, sì. E con le mani, ciao ciao. Guarda cosa si bastoncini, vabbè, mi porto dietro, Oddio! Che figo! Fammi di roba! Che si vede? Ale! Ma freschetto! Sì, la fa che stavo! Guardate che panorama! Qua avvistamento di che vede due alberi, vedi qua davanti, cioè senza vedere niente, capito? Ok, torre di avvistamento. Sì, si è accesa. Però non si gira la videocamera che il bastoncino è tutto rotto. Oppala. Ok, escursione finita. Ecco qua, siamo sbucati stamattina, dove siamo saliti stamattina. Ah, è vero. Siamo saliti qua, quindi abbiamo fatto un anello intorno al Tarinello. Da sta parte è lunghissima, raga, una sterrata, una discesa infinita, però la salita è pochissima, quindi 14 km e mezzo, 5 ore e 10 minuti, Tarino Tarinello. Ed ecco qua. Bicchiere di vinello. Ecco qua, stamattina siamo saliti qua. Siamo venuti dal piazzale e siamo saliti qui. E da qui siamo risbucati da quest'altra parte. Perfetto. Quindi niente, se becchiamo alla prossima, ci vediamo sabato. Al velino, nel senso nella zona del velino, no al velino il monte. Vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma, Bassa Lazio. Ciao.